Si chiamano cantonieri di quartiere e avranno il compito di tenere puliti i 10 quartieri cittadini. Il progetto che prenderà il via a partire da maggio è stato presentato questa mattina dagli assessori comunali alle nuove opere, Andrea Biancani, e alla gestione Antonello Delle Noci. Si tratta di un'iniziativa che l'amministrazione comunale di Pesaro sta portando avanti da circa un anno per cercare di implementare la manutenzione legata alle strade e alla rete fognaria. Noi fino ad oggi avevamo una pulizia del territorio intesa come pulizia proprio solo della caritoia. Con questo contratto andremo a pulire anche, diciamo, il tubo, quello che c'è tra la caritoia e la fogna principale. E quindi, come dire, con delle ispezioni, con dei macchinari apposta che ci permettono appunto di poterle tenere libere. Dall'altra parte ci sarà la pulizia della sede stradale, quindi andremo a raccogliere tutto quello che c'è lungo le strade, quindi tutto quello che potenzialmente potrebbe andare dentro le caritoie, quindi evitando che si otturino le varie caritoie della città. Prevista anche la pulizia dei cigli stradali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili. Verrà eliminata l'erba che cresce lungo le strade e che può creare problemi in caso di piogge, così come dal punto di vista del decoro urbano. Costo dell'operazione 350.000 euro messi a bilancio ogni anno. Le risorse sono state individuate nella ricontrattazione con Marche Multiservizi. Dopo un lavoro che è durato diversi mesi di efficientamento anche del servizio e del smaltimento, spazzamento dei rifiuti, abbiamo individuato alcuni punti di efficienza. Quindi, insieme all'azienda, alla nostra multi-utility, abbiamo lavorato su un percorso di aggiunta per tornare ad una scelta storica, epocale, direi, che è quella dei cantonieri di quartiere da una parte e dall'altra parte di quello che deve essere un ulteriore servizio di prevenzione da un punto di vista anche della manutenzione delle strade e della pulizia dei cigli. Oggi torneremo quindi alla storia con 7-8 persone, una vera squadra che nei territori andrà a mantenere i nostri parchi, le nostre strade e i nostri quartieri. Gli interventi che verranno effettuati sia in aree urbane che extraurbane andranno a sommarsi al lavoro che sta effettuando il consorzio di bonifica, ma come sottolineato dagli assessori, anche i privati cittadini dovranno continuare a fare la loro parte tenendo puliti i fossi e coltivando correttamente i campi, perché molte volte i problemi che si creano sulla rete stradale sono legati ad una non corretta manutenzione da parte dei soggetti privati.